Cato, bena donna, quanto è buono l'odore della nonna, quanto è buono l'odore del pane che prepara la vecchia al sorgere del sole. Finalmente oggi voglio fare una rivoluzione, farci sentire dappertutto con un hashtag semplicissima, la leggete qua sotto, l'odore della nonna. Ebbene sì, ok, è diventato un piccolo tormentone all'interno di questo mio mondo che mi sono creato grazie a un semplice commento che ho ricevuto negli scorsi video. Se non sapete di cosa sto parlando, vi consiglio assolutamente di recuperare il video in questione perché poi so già come va a finire. Ma Robin, cos'è sta cazzata dell'odore della nonna? E io semplicemente non ho voglia di spiegarlo. Quindi, ah, veramente mi sono divertito in questi giorni. Ragazzi, siete pazzi e la cosa mi piace, mi fa godere, cazzo. Il mio profilo Instagram è stato riempito, sommerso da meme valorizzando il concetto dell'odore della nonna. O profumo della nonna, ma mi piace l'odore. Sa un po' più di, fisico, ok? Credetemi, mi sono divertito tantissimo, soprattutto ultimamente, dato che ho dei problemi di stomaco e mi chiudo spesso in bagno. E non sapete minimamente quanto avete reso divertenti le mie lunghe cacà. La cosa bella, forse no, dei meme è che ne puoi prendere uno qualsiasi, virale, e adattarlo al tuo tormentone. Come ad esempio questo. Papà, perché mia sorella si chiama Rosa? Perché a tua madre piacciono le rose. Ah, ok, grazie papà. Di nulla, odore della nonna. Perché? Non ha senso, lo so. Quando senti l'odore della nonna, back to the kitchen. Perché ricordatevi, per avere il 100% di italianità, alle 6 di mattino, correte in cucina. L'odore della nonna deve essere. Parlando sempre di troca, abbiamo il famoso meme di Elmo. Traguardi importanti nella vita. Odore di nonna. Poi abbiamo questo famosissimo meme, ormai conosciuto da tutti, dove vedete un Boban Pezov che basta pronunciare l'odore della nonna e siamo al top. Ok, il profumo della nonna selvatica è quel selvatica che mi turba leggermente. Questo bellissimo fotomontaggio col cappello un po' storto, però va benissimo. E là sotto c'è anche la nonna che mi abbraccia. Mi piace questo effetto sgranato. Dà quel senso di rudimentale, vintage. Comunque, ragazzi, palesatevi qua sotto nei commenti, voi autori di queste follie, perché su Instagram tanti di voi hanno dei nomi impronunciabili. Quindi palesatevi. Questa è mia, ok? E io vi metterò il cuoricino. Cercherò di leggerlo in modo sensuale. Pesov in Scent of Grandmother. Se sembra un porno così, anche se il film parla di tutt'altro. Poi perché ci sono io in primo piano con lo sguardo? Eh? Beh, questo è anche un classico. Profumo di pasta fresca al mattino? No! Ci deve essere anche il profumo. Vedete anche i classici meme che possono veramente assecondare questa follia, come ad esempio anche questo. Vabbè, cazzate, cazzate. Io rido delle cazzate, va benissimo. So già che nei commenti ci sarà gente, ma perché mi fanno ridere queste puttanate? Ragazzi, ne vado matto! Cioè, impazzisco veramente. Oh, ragazzi, c'è il genio, ti prego, palesati qua sotto nei commenti. Ti prego, fatti sentire. Premessa, io faccio schifo di inglese, ho fatto sempre schifo di inglese e continuerò a fare schifo per tutta la vita, fino a quando l'amica morte non farà visita a casa mia. Continuerò a fare sempre schifo. Praticamente questo è un classico esercizio di grammatica di inglese e dove devi crocettare la risposta. What does the writer think is special about your? Rileggiamo. What does the writer think is special about her grandmother? Mi fai vomitare, beh! Schifo. E praticamente poi ci sono le risposte multiple che vi risparmio. Assolutamente non le leggerò. Visto. E questo coglione ha messo come risposta multipla il profumo. Madonna, ma perché? Perché la gente è così scema? Vedo la gente scema.
vi adoro, cazzo, vi adoro. Andiamo avanti. Si commenta da solo. Vabbè, andiamo avanti. Un mio follower mi manda la conversazione che ha con una sua amica, credo. Invio questa. Io lo metterei sulla storia, fossi in te. Io pure, sta già là. Ah, bene, vado a vederla. Oggi ho usato il bagno schiuma di mia nonna. E so di lei, che bello, my love. Ah, l'odore della nonna, sei una vera italiana. Ma che buon odore che hai, nonna. E per italianizzarmi meglio. Italiano puro, starter pack, pizza, spaghetti e acqua di nonna. Questo è un celebre film di Dino Risi, Profumo di nonna, e ovviamente ci sono io che sembro un po' il cosplay di Bocelli. Guarda, sono uguale, cazzo. E lui è il vero re dei meme, assieme a Zeb89, ed entrambi sono presi di mira per le loro disgrazie. Ahimè, Bocelli purtroppo per la vista e Zeb89 per il suo essere limitato mentalmente. Pizza, pasta, spaghetti, mandolino, manca la mafia, però c'è la nonna. Abbiamo la nonna! La nonna! C'è anche il famoso meme con protagonista Heidi. A proposito, aperta parentesi, ma voi ce l'avete Nazi Vegan Heidi? Eh? Sapete come mi piace integrare le marchette all'interno dei contenuti dello stesso video? Quindi, ragazzi, se non ci avete Nazi Vegan Heidi, male, molto male. Così mi ferite. E rischio anche di non pagarmi più il mutuo della casa. Ok, comprate Nazi Vegan Heidi, Alba Vegana, soluzione finale parte 1 e parte 2. Trovate il link in descrizione. Ok, fatevi tanti selfie col vostro fumetto e mandateli su Instagram. Un giorno ci voglio fare una raccolta e fare un quadro gigante in bagno. Ah, questo lo adoro, la cittadinanza, il luogo di nascita, no, l'odore della nonna, questa è la vera italianità, porca puttana. È bello il tizio che spacca la porta. Ok, la foto si commenta da sola. Praticamente questo si è ritagliato un arbre magique tutto suo all'odore di nonna. Ti adoro. Odore di nonna numero 5. Il profumo giustamente verrà commercializzato prima o poi. Se te lo spruzzi addosso, il tuo livello di italianità va alle stelle. E poi c'è sempre il profumo, ma io in veste da modello, ovviamente, che odore di nonna, the real parfum for the very Italian man. Ci sta. Abbiamo il nostro Tenshin Khan che ci dimostra quanto gli piace la faiga e punta direttamente il suo... Non me lo ricordo, il colpo speciale. Non mi ricordo il nome. Chi se ne frega. Ovviamente, pam pam pam! Italiano 100% che spara il colpo su Boban Pezov, odore della nonna. Dove vivi tu, soldato Pezov? Italia, signore! Stronzate, il tuo nome è macedone, scommetto che non sai che cazzo sia l'odore della nonna al mattino! E poi c'è uno dei miei preferiti, questo fotomontaggio realizzato anche bene, cazzo. È figo, sembra un film di Walter Hill, con questo stile di cover film anni 80, meraviglioso, con la nonna con la pistola in mano. Mi ricorda come il film di Stallone, avete presente? Orribile. Fermi o mamma spara, credo. Sì, che bella cazzata. È fantastica la piccola dicitura, tratto da non sarò mai un italiano al 100%. Poi c'è questo mio follower che mi ha mandato queste tre foto, che non hanno senso, però sì. Perché non metterle? Odore di nonna, odore di nonna, odore della nonna. Renzi è l'unico che si vuole un po' distaccare. Oh ragazzi, non ha importanza cosa avete votato il 4 marzo. Proprio no. Chi se ne frega delle ideologie, se siete di destra, del centro o di sinistra, non ha importanza. La cosa fondamentale è che ci sia sempre l'odore della nonna. E per queste estati calde, afose, dove anche stai seduto sul divano col ventilatore piazzato davanti alla faccia e col climatizzatore a palla, sudi e sudi tanto in ogni caso, beh, per prevenire ogni cattivo odore vi consiglio...
Sì. La cosa che mi fa ridere è che alla fine è un post-it messo a merda lì. Neutro extra nonna. Come misurare la tua italianità? Conoscenza della cultura, albero genealogico, test del DNA, odore della nonna. E ovviamente, odore della nonna, diciamo che è il test più affidabile in assoluto. Questo meme in realtà non lo volevo neanche mettere, però... Burek! Burek è una tipica pasta sfoglia macedone, ispirata ovviamente anche alla cultura greca, ottomana, non lo so, non ne capisco un cazzo, però è buonissimo. Quando vado in Macedonia mi faccio una bella scorpacciata di burek e ovviamente il gatto scuro risponde con il profumo della nonna, che è meglio di qualsiasi cosa, anche del burek, non lo so. Penso. Ancora un episodio, ancora una pagina, ancora un pezzo. Ancora una sniffata. Mi fa ridere l'idea di uno che va lì a sniffare la propria nonna. Credo di aver finito. Delle stronzate che mi avete mandato, sono parecchio soddisfatto e ora tocca a noi. Dobbiamo scatenarci, dobbiamo fare la rivoluzione, amici miei. I social servono a questo, per far diventare virali anche le stronzate come queste. Quindi, se avete Twitter, prendete il cellulare in mano. Qua sotto in descrizione troverete un link per scaricare tutti questi meme. Prendetene uno e scaraventatelo su Twitter, hashtag odore della nonna. Però non basta, cazzo, dobbiamo dare qualcosa in più. Ogni post di un politico, di Salvini ad esempio, che parla di nazione, di Italia, problema dell'immigrazione che va a influire sulla popolazione, e tutto questo cumulo di cazzate che ogni giorno ci sentiamo, di questo becero nazionalismo, dobbiamo combatterlo unicamente con odore della nonna. Hashtag odore della nonna. Facciamoci sentire. Perché no? Perché dobbiamo limitarci e nasconderci? Perché metterci lì a sciorinare parole su parole per cercare di spiegare dei concetti così semplici a della gente così idiota per poi essere ignorati o insultati? No! Dobbiamo farci sentire con una semplice frase. Hashtag odore della nonna. Ehi, questi immigrati di merda vengono qua in Italia a rovinare... No! Tu non sarai mai un italiano perché non hai l'odore della nonna. Semplice. Non limitatevi. Twitter è un'arma potente, lo sono anche gli altri social. Però su Twitter c'è il trend topic. Wow! Poterlo raggiungere. Scusate. Quindi imbestialitevi. Avete tutto il fine settimana, tutti i prossimi giorni per poter difendervi unicamente con l'odore della nonna. Quando vedete qualcosa che turba la vostra intelligenza, odore della nonna. Va bene così. Noi ci vediamo la prossima volta. Lui non sarà mai un vero italiano. Mai. Perché dici così?